Lunedì 14 marzo, questo pomeriggio da condividere sempre con voi che avete preferito il nostro canale 14, per questo come sempre vi ringraziamo. Parlo al plurale perché non c'è lunedì senza la mia Carmen. Buon pomeriggio a tutti e ovviamente vi ringraziamo anche per aver scelto di passare il pomeriggio con noi. Dopo questa insolita mattinata con i nostri ospiti, insomma, un po' bizzarri, devo dire, Serena, restiamo con voi anche nel nostro pomeriggio gossiparo, come l'abbiamo un po' Ah, allora, oggi denominato. pomeriggio, quindi ci faremo i fatti di Sì, ci altri. andiamo a fare i fatti di una coppia che ultimamente è balzata agli onori della cronaca, proprio Rosa, ovviamente, perché sembra che, non so, forse siano arrivati al capolinea. Ma anche loro, Carmen, ma che cosa sta Sì, succedendo? ma Dopo la pandemia sono scoppiati tutti. sì, davvero. Tra l'altro leggevo dei commenti sui social proprio sul fatto che sembra che a un certo punto l'Italia si sia paralizzata davanti a questa notizia. Questo ti fa capire come tante volte per noi ci sono delle coppie che incarnano un po' quell'idea del matrimonio perfetto, della famiglia perfetta. E quindi poi sentire che magari sono in crisi, un po' come successe per Albano e Romina Power, ricordi? Insomma, crollò proprio un mito intorno alla loro idea di amore e di famiglia. A E te allora, piace questa come coppia? sì, a me piace, ecco, anche perché, insomma, nel vedere le loro foto con i bambini e quant'altro, alla fine ti dispiace che, ma a quanto pare lui ha smentito, quindi sono soltanto voci di corridoio. E Ma allora, Vox Populi, Vox Dei, dici, magari sì, si dice va. che tante volte quando si racconta un qualcosa è perché c'è sempre un fondo di verità. E allora stiamo parlando di... All'inizio, Carmen, scusami, si Sì. parlava persino di problemi economici. Ad un certo punto io mi sono messa a ridere. Infatti, Come perché problemi economici? non penso proprio che loro ne abbiano, in quanto Vabbè. entrambi lavorano e professionalmente sono, insomma, molto Vabbè. addentrati. Abbiamo visto una grafica che ci ha mandato la regia. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati, la storia del loro matrimonio, figli, casa, insomma, e di tutto quello. Vedi, guarda, questa è bellissima, la foto con la famiglia. Allora, c'è Christian che è il primogenito e segue le orme del papà Ah perché sì? gioca nelle giovanili della Roma. Poi c'è Chanel, molto bella, lei invece segue forse le orme di bellezza della mamma, e la piccola Isabel. Beh, insomma, una foto molto molto bella. Ecco Total qui, white, sono tutti bianchi. sì, qui vediamo Chanel un po' più grande con sua mamma, ecco, posano quasi insieme da modelle. E devo dire anche una ragazza che viene spesso attaccata sui social, Anche insomma. lei? Sì. Ecco, questa foto anche molto bella, vedi? Allora, ricorda che quando ancora non si sapeva della storia fra Ilary e Totti, lui segnò un gol, alzò la sua maglietta e sotto c'era scritto appunto "Sei unica". È rimasta un po' questa cosa nella loro storia. E la indossa Ilary in questa immagine. Sempre Chanel con sua mamma e l'altra piccola in braccio, vedi, è già una bella signorinella. Qui invece vediamo Ilary con sua mamma Daniela. Lei è un agente di polizia, è un vigile, insomma, una vigilessa. È al naturale la Molto, sì, mamma, molto vero? Perché bella. quello che mi dispiace di Ilary è il Sì. fatto che sia bella, vedi com'era bella, Sì. guarda, Allora, qui è ma si è quando... ritoccata troppo il viso. Quando ha partecipato a Miss Italia, che è stato, diciamo, il trampolino di lancio per lei perché fu notata e presa per il programma Passaparola con Gerry Scotti, Le letterine, sì, ulala. da lì partì tutto. Quindi, insomma, sì, una bellezza naturale con Più questo bella. bellissimo sorriso, devo dire. Poi un fisico mozzafiato. Vedo che la regia ha proprio piacere di mandare tutte le foto Quale costume ti della... piace di più? Allora, io preferisco il trichini al centro, è una via di mezzo appunto fra un bikini e un A me intero. piace quello a sinistra. Ecco, devo dire che lei ama telefonare nell'acqua, nel mare, vedi, Forse col prende meglio. cellulare. Devo dire, una ragazza che ai tempi non era neanche tanto tifosa del calcio, lei non seguiva il calcio, non sapeva chi fosse Totti.
Ci sono anche due versioni su come loro si siano incontrati. Allora, una dice che Totti l'abbia vista in video e abbia detto: lei sarà la donna della mia vita, e quindi poi ha fatto di tutto per prendersela. E l'altra invece è che lei sia uscita con sua sorella e abbia incontrato nel gruppo, in comitiva, Totti e l'abbia conosciuto quella sera. A Totti ha sorpreso il fatto che lei non sapesse chi fosse, anche perché poi lei viveva a Milano, in quanto, diciamo, registrava lì il suo programma per le reti Mediaset, e sembra che sia andata anche a sorpresa a vedere questa partita di Totti, dove poi lui ha segnato e ha sollevato la maglia con la scritta "Sei unica". Insomma, da lì poi hanno cominciato tutti ad interessarsi a questa coppia, che devo dire, quando si è sposata mia cara Serena, hanno mandato una diretta a Sky. Ad un certo punto faceva caldissimo e la protezione civile ha iniziato a distribuire bottigliette d'acqua alla gente che era, insomma, fuori alla... Eccoli. Ma lei era già in dolce attesa, vero? Allora, lei era in attesa di Christian, in abito Armani entrambi, sia lui che lei, hanno fatto un ricevimento... Ti piace lui con il capello lungo? No. A me no? No, a me non mi piace. Mi piace di più con il capello corto e lei mi piace più al naturale. Tu sei d'accordo con me, Carmen, sul fatto che Ilary probabilmente si sarebbe dovuta fermare prima con tutti quei ritocchini al viso? Sì, ora di espressività, sembra d'accordo. Un viso tirato, sai, gonfio. Cosa? Sono d'accordo con te, è come se lei avesse perso la freschezza del suo viso, che forse, se... è vero, insomma, che questa storia... E so dove vuoi arrivare. Ecco, che forse Totti ha ritrovato nel viso di una ragazza che conoscono e che somiglia tantissimo a lei in versione giovane. Perché hanno detto che appunto... Stai parlando di Noemi? Allora, sto parlando di Noemi che vediamo ritratta nel riquadro bianco. Sembra che sia sempre con lui, insomma. Diciamo che però tanto naturale neanche Noemi lo è. Neanche lei lo è, sicuramente. Diciamo più la giovane. Verità. Però guarda, Ilary ha perso proprio la freschezza del suo viso, bella, si è un po' indurita. Forse perché io non amo le donne che si mettono in mezzo, posto che si sia messa in mezzo meno, però si racconta di questo, del fatto, si dice persino che fossero in crisi già dall'estate scorsa, no? Sì, eccoli, guarda, gli splendidi insieme al mare, due fisici statuari, nonostante lei abbia avuto tre figli. Allora, diciamo che noi... Sì, per lei è un onore al merito, perché comunque ha avuto tre gravidanze. Sì. Allora, facciamo una premessa, diciamo che noi tifiamo per la coppia e tifiamo per la famiglia, quindi ci auguriamo tanto che veramente sia... un gossip così che non ha niente di vero, lui ha anche smentito. Poi ci sta pure che una coppia che sta insieme da tantissimi anni, erano ragazzini quando si sono conosciuti e messi insieme, sposati, magari accusano un po' di stanchezza. E però cosa vuoi da dire? Qui, scusa? No, perché io tifo per la coppia e per la famiglia, insomma. Non... Senti, lo sai cosa avevo pensato, volendo giocare in maniera goliardica, quando ho scoperto, ho saputo di queste voci riguardo il fatto che ci fossero di mezzo delle persone, ricordo la pubblicità di Ilary di qualche tempo fa, in cui per pubblicizzare un noto detersivo mandava via di casa il marito. Ad un certo punto mi sono domandata, ma non è che lì sotto poi c'era un messaggio subliminale, c'era già Maretta. Guarda, mi viene di pensare a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, insomma. Loro hanno costruito anche la loro carriera professionale proprio su tutti questi teatrini che succedono nelle coppie. Te li ricordi nel letto, quando lei sbatteva i piedi, lui non poteva leggere, insomma tutte le cose che molte volte per routine avvengono nelle coppie. Sì, o no? Sì, sì. Ecco. Comunque si dice che da quest'estate loro fossero in crisi e che lei avesse anche una storia, si sia distratta un attimo e lui altrettanto, ma forse la crisi è scaturita proprio dal fatto che lui avesse già qualche idea, non si sa. Fatto sta che lui comunque, neanche lei, forse per mantenere alto poi il gossip, perché comunque nel mondo dello spettacolo non fa mai male,
non hanno smentito proprio con cognizione, cioè nel senso lui ha detto ricordatevi che ci sono dei minori di mezzo, cioè non ha detto sì, non infatti, è vero, noi stiamo insieme, sì. ci amiamo forever. Sì, guarda qui loro diciamo come sono attualmente, comunque una bellissima coppia, niente da dire, hai ragione sul fatto che Francesco stia meglio con i capelli corti. Sì, sì, è più bello. Ecco, sì, effettivamente adesso i giornalisti cominciano a, i rumors notano che magari hanno fatto lo scatto insieme al, al compleanno di Isabel, però lei era tirata e lui invece stava da un'altra parte. Lei nel treno, no? Lei nel treno ha fatto molto discutere questa foto, lei aveva la mascherina, ad un certo punto abbassa la mascherina, fa la linguaccia, nel fare la linguaccia e nell'abbassare la mascherina mostra la mano, quella che all'anulare dovrebbe avere l'anello, ebbene l'anello non c'era. Non c'era, ecco, il mistero dell'anello che non c'è, perché anche prima su Belen e De Martino non c'era, poi è riapparso. Però quando mai... si parlava di Stefano, di Belen, poi alla lunga è successo quello che si diceva, no? Sì. O con Antonino all'inizio si diceva già è crisi, non ci credevamo. No, ma sai dai. Che cos'è? Che tante volte, ecco, i fan amano talmente tanto, cioè si entra talmente tanto in simbiosi con dei personaggi, cioè il pubblico, i fan con alcuni personaggi, che non li vorrebbero mai vedere divisi. Abbiamo anche parlato di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che poi tu tifi e addirittura poi magari non simpatizzi per i nuovi compagni e speri che possano tornare a fare marcia indietro, e per alcuni succede anche quando Albano è tornato a cantare con Romina, insomma tutti, tutti ne siamo sognato. Stati contenti sperando anche che oltre a quello potesse anche ravvivarsi la storia d'amore che, va bene, insomma, ho capito che tu preferisci Eros e non Tommaso perché hai nominato Eros e Michelle. Senti Carmen, dal momento che siamo gossipare, no? Le due comare del lunedì pomeriggio, hai sentito, e so che tu ami molto poi le storie dei reali, hai sentito che probabilmente Meghan Markle è incinta del terzo figlio? Guarda, all'inizio sì, si era detto che si stessero lasciando. Sì, questa cosa l'ho sentita e non so, valuteremo anche qui, sarà il figlio riparatore? Perché tante volte anche questo succede. Chissà se figlio sarà, che nome vorranno dargli? Non lo so, perché lei ha osato con quell'Lilibet, ricordi, ne abbiamo parlato, quando ha osato chiamare la piccola con il nome che era il vezzeggiativo che usava soltanto Filippo per la sua amata regina Elisabetta, e quindi insomma anche lì è una ragazza che osa, sfrontata, sfacciata. Senti Carmen, però io questa domanda te la devo fare. Sì. Io sono diversi anni che ormai ti conosco, parliamo di Meghan piuttosto che di Kate. All'inizio tu mostravi una particolare simpatia per Meghan, no? Poi in corso d'opera hai cominciato a ripensarci. Sì. Oggi, 14 marzo 2022. Qual è la tua idea? Allora, sì, hai ragione, perché mi ha sempre attratto un po' quel senso di ribellione, sempre insomma nei limiti, e quindi il fatto che Meghan volesse andare contro il protocollo, alcune regole troppo rigide, mi facevano simpatizzare più per lei. Però dal momento in cui ha diviso i due fratelli, perché io sono per la famiglia sempre, essendo una madre, ho due figli, nel momento in cui ho visto che lei in un certo senso ha un po' sgretolato questo affetto fra i due fratelli e ha portato via suo marito lontano insomma dalla sua famiglia, allora lì mi sono ricreduta molto su Kate, che invece l'ho vista anche, come dire, fare da paciere affinché i due fratelli si riparlassero, anche perché non dimentichiamolo, la loro storia legata alla morte della mamma è una storia particolare che in un certo momento della vita li ha uniti ancora di più. Sì, perché è arrivata proprio... lei. Una serie di ripercussioni negative, lui prima di conoscere Meghan non faceva altro che ringraziare il fratello William, sì, che gli era stato accanto, che l'aveva tirato fuori da un, sì, periodo di depressione, da coinvolgimenti anche di dipendenze, eccetera, eccetera, e poi arriva lei. Ma può darsi anche che questa loro crisi sia dovuta al fatto che a un certo punto si è detto che Harry volesse ritornare in Inghilterra, e quindi può essere, perché poi lei ha delle mire sul fatto di comunque
comunque recitare. Ma secondo me lei vuole ottenere qualcosa. Sì, sì, quindi vuole ottenere qualcosa, finché non lo ottiene in Inghilterra non vuol tornare. Cioè lei in un certo senso, ah, brava, mi ha anticipato, cioè lei ha pensato di andare via da lì per poter fare quello che voleva in America, e quindi ovviamente ci sta ripensando Harry, e quindi non lo so, vedremo come andrà a finire. Quindi? Quindi terzo figlio? Sì, sì, ecco, vedi, ecco, vedi, guarda il video, vedi, sì, la regia, sì, guarda, sì, guarda, guarda, non c'è l'anello, sì, scusate. Non c'è. Io non poi c'è. Mi diverto ad osservare tutti questi particolari, l'anello non c'è. Non c'è, mannaggia. Se l'è tolto perché vale troppo, costa tanto e magari nel treno non si può tenere. O lo ha tolto perché, insomma, lo doveva togliere, e quella linguaccia è beffarda? Non lo so. Anche perché, ripeto, non hanno mai detto, no, non c'è mai, non è mai successo. Che... Sì, no, ma anche perché, lo hai detto tu prima, non si parla all'improvviso di una coppia che magari ha dei problemi. Qualcosa è trapelato dai loro amici, da chi li frequenta, che magari, ecco, c'è crisi. Certo, tra che i due. Se però hanno sono crisi così loro, belli insieme. Sì, se hanno crisi loro, è assurdo, sono belli. Cioè, a parte il fatto che nelle dinamiche di coppia va bene, però in linea di principio sono belli. Sì. Hanno tre figli spettacolari e bellissimi e in buona salute. Una villa che ho letto essere, sì, mega, mega fenomenale. Problemi economici, insomma, di pagamento gas o altro, non credo ne abbiano. Ma poi, insomma, dico io, Francesco, a questo punto... Fai il cupone con tua moglie. No, a parte questo, ma, cioè, ecco, ritornare, andare su una donna che sembra sia la copia di lei, insomma, non hai molta fantasia, resta con tua moglie, per ma favore. Ma sì, le copie non sono mai belle, sempre più bello l'originale. Insomma, possiamo dire che loro siano i nostri Kate e William d'Italia. Va bene. Allora, Carmen, anche oggi ci siamo un attimo divertiti, ci siamo distratte, rilassate, con serenità, sì, dai problemi che ci circondano, e abbiamo raccontato questa storia. Chissà cosa scopriremo cammin facendo. Chissà come finirà. Vedremo. Bah, vedremo un po', lo scopriremo insieme. Senti, Carmen, la prossima settimana sarà ancora marzo. Ribadisco questo, sì, perché non vedo l'ora che marzo finisca, anche speriamo perché fa freddo. Che sia un po' più caldo, in effetti. Ma non credo, guarda. Ecco. Non credo. Ecco. Tu ci sarai lunedì prossimo? Sì, come no. Mi vuoi? Assolutamente sì. Ci sono, ci sono. Senti, in chiusura, prima di salutare gli amici a casa, ti voglio fare i complimenti per questo dress, per questa mise. Grazie, io ringrazio Antonella Ballarino, che si è occupata del make-up, e devo dire, insomma, è bravissima. Sei proprio bene. Grazie. Brava, brava, brava. Grazie. Allora, tu, noi vi ringraziamo insieme alla nostra Carmen. Se la vorrete rivedere dovrete avere un po' di pazienza, soltanto una settimana. La rivedremo bella come il sole lunedì prossimo. Ora invece ci congediamo, Carmen. Sì, allora ovviamente vi lasciamo a tutte le vostre cose, a tutti i programmi della nostra bellissima emittente Teleregione. Grazie per essere stati con noi. Serena, ti adoro. Grazie anch'io, Carmen, ti voglio tanto bene. Dio ti benedica come benedica a tutti voi. Ci rivediamo domani con Casa Serena. Grazie.